è come entrare proprio in un ambiente dove uno, solo entrare qui dentro, si riesce a rilassare. Lascia al di fuori i pensieri e diciamo il tempo come se si fermasse. La casa di riposo Fossombroni riapre la stanza multisensoriale, un innovativo progetto per utilizzare questo spazio volto a perseguire il benessere degli anziani attraverso stimolazioni visive, uditive, olfattive, tattili ed olistiche, unite alla grande novità dell'aromaterapia. Questo momento sarà per noi un grandissimo aiuto per ridare un po' di tranquillità e un po' di emotività ai nostri ospiti dopo questi due anni difficilissimi di pandemia. Abbiamo voluto unire alla stanza multisensoriale un percorso olistico, al momento con aromaterapia, che se darà i risultati sperati potrà diventare dopo un progetto a parte, continuativo, oltre alla stanza multisensoriale. Quindi stiamo lavorando nella direzione di aumentare il benessere di queste persone e, perché no, anche dei nostri operatori. La stanza multisensoriale è uno spazio di 120 metri quadrati al terzo piano della Casa Pia, completamente dedicato alla multisensorialità per intervenire naturalmente a livello fisico e mentale sui disturbi del comportamento di utenti con patologie psichiatriche. Sicuramente contribuisce a quello che è tutto il miglioramento della qualità della vita delle persone in termini terapeutici, ovviamente. Quindi noi come salute mentale, per quello che attiene un po' alle nostre competenze, siamo fieri di collaborare per quello che ci sarà possibile e di conoscere sempre di più questi percorsi. Il progetto, condiviso con il Comune di Arezzo, è stato strutturato attraverso tre fasi: la formazione, che si è svolta tra settembre e ottobre, la sperimentazione, che prenderà avvio dal mese di novembre, e l'apertura alla cittadinanza, prevista dal nuovo anno. Segna quel percorso politico che avevamo individuato col sindaco Ghinelli e che la presidente Testi ha accolto e che sta realizzando, è quella di fare della Casa Pia non soltanto un luogo di accoglienza e di cura, ma un punto di riferimento per la terza e quarta età, che possa essere anche uno stimolo e possa essere anche un patrimonio per tutta la città.